De Angelis, il Natale è passato, com'è andata per le attività commerciali qui ad Avellino? Io so che da dati, diciamo, su scala regionale, che Napoli, Caserta e Salerno hanno avuto un incremento del 7%, Avellino e Benevento meno 15%. Questo spiega chiaramente che il Natale degli avellinesi e dei beneventani, che sono aree sotto il profilo anche logistico, sono fuori un po' dai grandi circuiti anche del turismo interregionale e internazionale, le nostre aree sono state fortemente penalizzate. Il Natale comunque di crisi, nel quale purtroppo c'è tutto dentro, insomma, c'è qualche segnale importante, vabbè, ma quello è un fatto ormai, come dire, storico dell'alimentare, dell'elettronica di base, un po' i giocattoli hanno mantenuto, gli altri settori chiaramente hanno visto una forte riduzione dei consumi e degli incassi. I commercianti certamente aspettano con ansia diciamo, i benedetti saldi, sperando di incrementare ulteriormente le vendite, anche se vedendo un po' in città ho visto che molti negozi hanno già, diciamo, anche in queste vendite prenatalizie hanno già messo sconti molto forti, molto simili a quelli dei saldi. C'è stata un po' di polemica nel centro storico, i commercianti si sono lamentati della poca attenzione delle istituzioni. Il centro storico è sicuramente stato penalizzato, ma è stata penalizzata tutta la città. Negli ultimi anni le ultime amministrazioni hanno, come dire, priorizzato altri settori che non riguardano quello del commercio, ma riguardano quello dei lavori pubblici. Un rilancio della città vero e proprio non c'è mai stato, e quindi pagano dazio un po' tutti. Paga dazio anche il centro storico, che non è stato mai definitivamente rilanciato e ricostruito dopo il terremoto, questo è vero. Però secondo me il problema del commercio riguarda una politica di rilancio omogenea su tutto il territorio cittadino. La Confcommercio si sta impegnando in tal senso, a gennaio ci riuniremo, insomma, in associazione con i vari colleghi che operano sul territorio in città, e valuteremo insieme un progetto di sviluppo, come dire, organico, omogeneo e concreto per rilanciare il commercio in città, d'accordo con un'amministrazione comunale che dà segnali di disponibilità nei nostri confronti e di attenzione.